Cosa succede in città? Migliaia di uccelli cadono a terra fulminati, dicono per causa del 5G. In un ospedale di Madrid recitano un om per alzare le vibrazioni e guarire. Don Pietro Cesena, santo subito per l'omelia che ha fatto nella parrocchia Santi Angeli Custodi di Borgo Trebbia, provincia di Piacenza. Cosa fa Pietro? Pietro è chiamato a fare un'esperienza, a vincere la morte. Vedete, fratelli, perché siete quasi tutti mascherati con le bombole d'ossigeno e con un... non so come... Per quale motivo? Per quale motivo da 2 anni siamo così oppressi? Non voglio parlare della questione medicale, io sto parlando della questione sociale, politica. Perché hanno utilizzato la paura della morte per renderci schiavi. Per renderci schiavi. Ma noi abbiamo il vero antidoto. Qual è? La fede. Il problema è che ce l'avevamo e l'abbiamo messa via, l'abbiamo buttata via. È come quello che è andato sulla barca, gli è andato il salvagente e l'ha buttato via. La barca affonda, quello lì muore, non sa nuotare. Ma tu ce l'avevi il salvagente, la fede in Gesù Cristo. Ma io parlo anche dei preti, che i primi che hanno chiuso le chiese sono stati i preti. Perché essere prete non vuol dire avere fede. Infatti, i primi che si devono convertire siamo noi. Neanche il Papa si deve convertire. Perché? Chi è? È un poveraccio come noi. Allora, il problema, fratelli, che a cui ci sta chiamando il Signore? Sta chiamando dei poveri peccatori. Il Signore non guarda la fedina penale, non guarda il Green Pass, non guarda tutte queste stronzate. Il Signore guarda il cuore. Tu che abiti il confine, tu che affronti tutti i giorni la morte in mille modi. Adesso i nostri ragazzi giustamente hanno protestato su questa didattica lì, come cavolo si chiama? E hanno preso un mucchio di botte, cose pazzesche, allucinanti, che in altri momenti storici si sarebbe rivoltata l'Italia, e questo ci fa capire a che livello siamo. Non facevano niente, andavano a dire questa cosa qua è una cosa assurda. Però assurda fino a un certo punto, perché in fabbrica purtroppo si muore. Nessuna la garanzia. In un cantiere edile può succedere. Con tutte le precauzioni, i morti sul lavoro, anche ieri due. Cioè, non è quello il discorso, fratelli miei, ma perché la morte c'è? Cioè, qual è il problema che ci scandalizza, che ci tiene schiavi? La morte. Ma la morte è la conseguenza naturale della vita. Anzi, è l'esame finale vero. Il problema è che noi, qua, da quanto tempo è che i nostri ragazzi non sono più capaci di fare gli esami? La vita ci presenta esami difficilissimi da affrontare. Prova a uscire e metterti in relazione con gli amici alle superiori. Se non è un esame, quello lì che ti guarda e dice: oh, che sfigato, c'ha delle scarpe che costano 270 euro. Io ce l'ho da 580, che anche lì, fratelli miei, calci nel culo a 90. Ma come potete tirare su una massa di deficienti? Quando eravamo ragazzi noi, e in casa nostra lavorava solo il papà, noi andavamo come potevamo, ed era un onore tornare a casa d'estate dopo essere andati a lavorare per poterci comprare qualcosa che ci piaceva a noi, senza pesare sui genitori, dei quali vedevamo la fatica e la sofferenza. Capito?
tirare su dei ragazzi imbamboliti per i sensi di colpa, perché è su quello lì che si fa leva. Ma il Signore ci chiama a fare un'altra esperienza. Voi che abitate il confine, voi che siete nella precarietà, adesso a metà del mese molta gente non avrà il lavoro. Per leggi inique, assurde, inconcepibili, perché non hanno fatto niente. E lì dovremo vedere la carità, perché non potremo lasciare delle famiglie senza mangiare. Ma c'è una cosa in più, forse, perché se il Signore ha permesso questo, è perché cominciassimo a dedicarci a un'altra cosa. Perché cos'è il mestiere che faceva Pietro? Lavorare, portare a casa, se ti va bene, un po' di pesce, il minimo per sopravvivere, che è quello a cui ci vuole portare il potere. I nostri ragazzi non potranno mai comprarsi una casa, mai, perché sono ridotti al minimo di sussistenza per essere schiavi e dominati. Guardate, Piacenza della logistica è una cosa vergognosa, vergognosa. Non me ne frega un cacchio della globalizzazione, non mi interessa niente se hanno deciso altri così. Hanno cementificato metà pianura, il capannone dell'IKEA è lungo 1,5 km. Un giorno andremo a visitare i capannoni di logistica, come adesso andiamo a visitare Auschwitz. Gente presa, imbarcata sui barconi con delle illusioni per venire a fare gli schiavi qui, buttati in quartieri popolari dove già gli altri non arrivano, aumentando l'odio sociale. Questo è quello che fa il potere. Noi dobbiamo fare un'altra cosa. Noi dobbiamo riconciliare la gente. Ci vogliono persone che vadano a salvare le persone ancora vive dentro questa esperienza di morte, perché il pesce è l'unico vivente nel mare che è segno della morte. Allora chi sono i discepoli? Cioè, i discepoli siamo io e te. Perché qui non è più questione di preti, non ce ne sono più. È questione di battezzati. Andare ad annunciare agli altri che la morte è vinta, che non devi più avere paura, perché io e te risorgeremo. Questa è l'esperienza cristiana. Il resto è aria fritta. Il resto, che ci sia o che non ci sia, chi se ne frega. Ma se togli l'esperienza fondamentale della vita, che tu risorgerai. E come fai a saperlo? Perché sei qui, perché il Signore ti ama così come sei nei tuoi peccati, a me e a te. Perché il Signore tante volte ci ha risollevati dalle esperienze di morte della nostra vita, mediante il perdono. Questa è la prima resurrezione. Allora, fratelli, ecco perché è importante il Vangelo di questa domenica. Perché il Signore ha visto la tua barca vuota, ma perché il Signore sa che tu ti dibatti dentro questa precarietà, ma vuole dare un senso più pieno alla vita, salvare i fratelli. A che serve salvare le tue cose se tutto il mondo intero si perderà? È una battaglia spirituale grandissima, quella in cui siamo immersi, tra le tenebre e la luce, tra la morte e la vita. Scegli la luce, scegli la vita, scegli Cristo e cambierà il tuo modo di vivere. Sia lodato Gesù Cristo.